Il bergamotto è da tempo al centro del dibattito per quanto riguarda la promozione, l'incentivazione e la collocazione sui mercati nazionali ed internazionali di un prodotto che potrebbe far fare il salto di qualità non solo alla città metropolitana di Reggio Calabria, ma all'intera Calabria. I problemi legati al prezioso frutto tipico del territorio reggino sono stati affrontati durante un'intervista dall'avvocato Elio Pizzi, presidente del Consorzio del Bergamotto. Quello che viene definito l'oro verde della Calabria è reduce da grandi successi, ultimi in ordine di tempo, Expo Milano 2015, dove più volte è stato utilizzato per preparare dolci e ricette tipiche calabresi. Inoltre, diversi ricercatori provenienti dall'area dello Stretto e da importanti università nazionali, esperti di medicina, di nutrizione e di economia, da tempo si confrontano per delineare le potenziali applicazioni di questo agrume in campo medico e salutistico, senza mai dimenticare il suo ampio impiego nel campo della profumeria e della chimica. E da quando ho assunto questo impegno di tutela del prodotto, siamo riusciti, grazie all'azione che abbiamo condotto con un gruppo di volenterosi e coraggiosi miei collaboratori, siamo riusciti a riportare il bergamotto a livelli di remunerativamente parlando. Sì, molto interessante. Se si pensa che solo 5 anni fa il prezzo del prodotto destinato all'industria era circa 3 volte inferiore a quello che stiamo realizzando da qualche anno. Quindi voglio dire, l'abbiamo riportato a livelli più che remunerativi, quindi abbiamo creato i presupposti per non solo il mantenimento della coltivazione, ma addirittura per un incremento che anno per anno si sta verificando. Questo fatto ci ha portato anche alla necessità di creare nuove opportunità per l'utilizzo del prodotto, quindi non solo destinato all'industria per l'estrazione dell'essenza, ma quello destinato anche per fini salutistici nelle frutterie nazionali e internazionali. Grazie all'individuazione da parte dell'Università di Cosenza di alcuni principi attivi che sono presenti solo nel succo di bergamotto, nelle sue fibre e nell'albedo, che è la pellettina bianca che sta al di sotto della buccia, noi abbiamo sensibilizzato la classe medica e siamo riusciti a creare una nuova domanda di prodotto che ci sta creando una grandissima opportunità futura. Se si pensa che se gli italiani consumassero solo un frutto di prodotto all'anno, noi 60 milioni di frutti significherebbero il raddoppio dell'attuale produzione. Noi attualmente di bergamotto vivono circa 6-7 mila addetti. Non dico che creeremmo altri 6-7 mila posti di lavoro, ma certamente ne creeremo 2-3 mila in un ambito abbastanza ristretto del nostro territorio, che potrebbe creare veramente una chiave di volta della realtà futura. Questa è l'azione che noi stiamo conducendo insieme alla difesa naturalmente del prodotto per i fini non semplicemente salutistici, ma quelli legati all'utilizzo dell'essenza per la produzione dei migliori profumi. E negli ultimi 4 anni noi abbiamo avuto 4 lanci di nuove fragranze importantissime, uno dell'acqua di Parma, un altro dall'Ex Laurel americana, un'altra dalla Ermenegildo Zegna e l'ultima di pochi mesi fa, quella della Dior, che ha lanciato il prodotto che è stato definito fragranza dell'anno, che è il nuovo Sauvage, che è stato lanciato proprio qui a Condofuri, la zona da cui sono stati ricavati i frutti dalla cui essenza viene prodotto il Sauvage. E qui mi è utile utilizzare questa occasione per dire quello che si sta cercando e quello che stiamo cercando di bloccare, che sono le adulterazioni. Il bergamotto di Reggio Calabria, olio essenziale, ha una denominazione d'origine protetta. C'è chi ci specula, c'è chi ci opera, c'è chi cerca effettivamente di confondere l'acquirente dando notizie diverse sul bergamotto di Sicilia, bergamotto ultimo di Positano. Ecco, noi su quello veramente stiamo conducendo un'azione di tutela e di difesa attraverso il Ministero delle Politiche Agricole e già da 3 mesi, da quando abbiamo avuto sentore di questa notizia che stava circolando negli ambienti, ci stiamo opponendo e stiamo sviluppando un'azione di difesa anche nei confronti di questa azienda inglese che sta tentando di confondere appunto il consumatore. E siamo a valutare quella che è l'azione più opportuna insieme a tutto lo staff del Ministero delle Politiche Agricole.